lo TWF in quel di Revenge dovrà dare il massimo contro il suo migliore amico Antox Reyfor in una rematch che insomma nessuno dei due può perdere, perché il perdente lascerà la federazione per sempre. Beh, per sempre non lo so, però lascerà per un bel periodo. Clinch al centro del ring, ricordiamo, ci troviamo a Detroit in Michigan e Civilization veramente sta ospitando grandi match. Quello precedente è durato 30-45 secondi, quindi attenzione subito, il tenuto di Judas Kiss di Mike Hammett parato, così come la Jason Cushion di Paul Jason, molto molto bene, e poi serie elettrica a danni di Paul. E qui metterla sulla potenza bruta non è l'ideale per Paul Jason. Ecco qui i calci, la velocità, gli scatti improvvisi. Queste sono le manovre che dovrebbe eseguire sempre Paul Jason, come in questo caso Jason Omatic. Certo, farti prendere Mike Hammett non è mai massimo. Devi rischiare chiaramente quando è di fronte a questa. Guardate qua, però Mike Hammett mira le gambe, fa bene, perché sai che Paul Jason è un tipo molto abile, quindi fermarlo sotto quel punto di vista diventa fondamentale, renderlo meno agevole, meno veloce nel suo manovre. Attenzione Paul Jason, attenzione ai suoi single one leg drop kick. Arishilp ha vinto ancora la McHammett, che sta vincendo gli scambi, come in questo caso. Paul Jason lo vedo messo già male. Oh, attenzione! Dai, qua 190 kg per l'addome, dai, insomma spero che non abbia mangiato pesante. Qui intanto lo sta divorando, perché non c'è storia ragazzi, non c'è storia. Un'altra volta un body splash, lo assottiglia lì all'angolo e penso che sia la fine. Invece no, solo uno, si prosegue, ma che rischi. Paul Jason finalmente si libera in qualche modo, momento fondamentale, ma che è serie di pugni. Il match iniziava da poco, però Mike Hammett ha già messo a segno una serie di manovre impressionanti. Oh, qui intanto l'ex sweep, la parte lasciando il sweep di Paul Jason, che però non riesce a reagire, invece lo fa Mike Hammett DDT. E qua penso che siamo già giunti alla credo DDT, la manovra che di solito va a anticipare la Judas Kiss e che di solito chiude anche il match. Qui non penso possa chiuderlo così, però 1-2, c'è kick out infatti di Paul Jason. Attenzione Judas Kiss, niente da fare, Paul Jason arriva tutto, ma viene preso in consegna dal partito Will Backbreaker, dell'uomo che si considera un dio in terra, ovvero Mike Hammett. Oh, al volo qua, davvero al volo, Paul Jason arriva tutto, Hammett tra le sue grinfie. Paul Jason veramente è un conto a lottare contro il Tox Reyfor, un conto a lottare contro Mike Hammett. Ancora backdrop, schiavamente incorporato, uno, mamma mia, che prova tecnica di Hammett. Oh,
facendo respirare. Qui body splash, 1, 2, mamma mia, soltanto contro i due si prosegue il match. Attenzione però, questa è seguita da nulla. 1, 2, mamma mia, solo due, forse neanche due, ma Hammett ha una potenza incredibile, una resistenza sovrumana. Allora neckbreaker, fa bene a mirare lì collo, testa, insomma fronte, tutte quelle parti del corpo sono molto importanti per le tecniche finali tipo Jason. Attenzione alla comeback di qui di Polla. E Hammett che fa? Jason Magic! E qui penso che possa chiudere il match. Pugliese qui può chiudere. Vuole provarci con il comeback. È un po' la slagom in questo frangente. Spin kick, poi calf kick di nuovo. E poi neckbreaker insieme in giravolta. Questa è una bella manovra, flotto per neckbreaker. Ora sì che può chiudere. C'è un cushion, ma non riesce proprio a tenerlo lì per la sua diritti speciale. Ma il Hammett invece lo blocca. Sambo suplex. Bella. 1, 2, si salva. Che bel match anche questo, ragazzi. Davvero un bel match. Quello di Erno. Poggiato lo butta giù e vuole il Batra. Non ci credo. È la seconda del match. E poi si porta a casa il match a differenza di Cougar. Non ci credo. A differenza di Cougar, Mike Hammett potrebbe perdere il confronto. 1, 2. E non c'è 3. Qui Mike Hammett insiste stoicamente alla seconda. Però Jason DDT. Shooting star press. Ancora una seconda. Mike Hammett veramente sta venendo. Saper essere distrutto, annientato. Arrivare così a revenge sarebbe un casino, ma per un processo invece sarebbe il massimo. Attenzione però, poi Jason può tentare la chiusura, invece non ci credo, lo va a prendere al volo. E c'è l'accredito di DT, qua lo blocco, è finita, accredito di DT. Non c'è la giusta schizza, ma c'è l'accredito di DT. 1, 2 e 3. No! Poi Jason strepitoso, ragazzi! Davvero incredibile! Prima che metta. Potrebbe provare la giura schissa, ma c'è il dropkick che fa collassare Mike Hammett all'esterno del ring. Attenzione, Jason McBagger. Siamo a 3, qui l'arbitro sta contando che i due possano entrare nel ring. Attenzione, Jason Cruscio, ma siamo all'esterno. Anche Poggiason, grande resistenza da parte di entrambi. Questo è un gran bel match, l'abbiamo visto a SummerSlam l'anno scorso nell'equip match che vinse Mike Hammett. Poi non ha mai perso un equip match, peraltro. Attenzione qui Poggiason, retra il ring ma sbaglia completamente, si è buttato nelle fauci del leone. E qua Mike Hammett non perdona. Prima di T e poi il body splash, ci sono forse le corde, no, non le tocca. 1, 2, mamma mia, quasi 3, attenzione, Crocx, DDT, è la terza, Poggiason batte Mike Hammett, clamoroso, 1, 2 e 3, non ci posso credere, che risultato a sorpresa. E se Max Fuller starà avvenendo, e penso lo stia facendo, il match potrà davvero sorridere, perché Mike Hammett che perde contro Poggiason, questa non l'ho mai vista. È da risultare a sorpresa, vista che una performance di entrambi. Ma Hammett ha comunque lottato egregiamente. Però stava questa Jason Cushion all'esterno a favorire la vittoria a Paul. Grande affermazione, ripeto, per Paul Jason che arriva a revenge con il vento in poppa. Vedremo se anche il terzo Reyfor vincerà contro la destra Barkley. Ci vediamo tra poco, amici.
in un match davvero molto molto spettacolare. Dall'altra parte c'è un uomo che sembra aver rubato l'ingresso, la tensonga andante. Lui è di Unlikely One, il campione con Pride, ovvero Lester Barkley. Beh, in match singoli le avrà persi 1-2 in WWF, non è che lotta sempre, è vero, lui lotta anche nella Go Honor, però lottatore che da quando è qui non ha mai perso poi quel titolo in WWF. Oggi ovviamente il suo titolo con Pride non verrà messo in palio, perché comunque Antox Reyfor sfiderà per il titolo del mondo TWF con Jason la Revenge. Sempre Revenge, Lester Barkley e Vesa si affronteranno per con in palio il titolo internazionale vagante. Due match davvero davvero molto molto interessanti. Antox Reyfor e Lester Barkley subito! Mamma mia ragazzi, Barkley che potenza atomica! Una Tita Will Power Slam al volo! Cioè, è una mossa incredibile, qui Lester Barkley è davvero strepitoso. Reyfor dovrà stare molto attento. Oh, attenzione ancora per i dubelli! Questo Lester Barkley è davvero devastante, a me piace tantissimo. Sì, magari ha detto a molti lottatori che mi piace questo lottatore e via via, però io penso che davvero questo lottatore possa, della sua, lo sta dimostrando anche oggi. Però qui c'è l'hip toss da parte di Barkley, che qui invece, belli. Mi sembra che Reyfor soffra particolarmente le leggi pesanti, è un po' il problema che anche Paul Jason, i due sono molto simili, anche i risultati, insomma alla fine Paul Jason e Antox Reyfor. Entrambi hanno questo difetto, soffrire particolarmente le leggi pesanti. È una cosa che devono ovviamente migliorare, perché davvero devono aggiornarsi, insomma. Kingdom Death è bello essere veloce e tutto, ma è anche bello mostrare prove di potenza e di sofferenza incredibili. Oh, attenzione, il pin punch! Quello è fatto davvero male, lo del nostro evento. L'Elimination Chamber che vedrà i Numbers Brothers al completo, quindi i due misteriosi più il campione l'ex campione Devon Death Dodger, che affronteranno il neo campione WWF David Johnson. I grandi rivali ormai dei Numbers Brothers, coloro che hanno fatto fronte comune proprio a distruggere l'era dei Numbers Brothers, ovvero Gunn e Court ed Ernemor. Oh, attenzione, attenzione ragazzi! Lester Barkley l'assegno con questa Scoop Power Slam! Anzi, questa Power Slam, quasi Oklahoma, quasi. Lester Barkley davvero in grande forma, quello di Erno, e vedremo se riuscirà a battere anche il panzer tedesco. Qui intanto standing moonsault, amazing, direbbero gli americani, da parte di Antox Reyfor, che comunque mi sembra una grande spolvero. Magari potrebbe anche non vincere questo match, perché mamma mia che livellata, una piccola slide alla sua di Lester Barkley che fa tremare il mondo intero. Niente da dire sulla performance di Barkley, come sempre non sbaglia quasi niente. Oh, che fa qui? Oh, la ginocchia addirittura lo fa volare fuori dal ring! Fuori dal ring! Incredibile! Quella potenza sovrumana di questo atleta! Qualcosa di sovrumano, lo ripeto, che deve essere Barkley, mi piace troppo. Ma anche Antox Reyfor, questo è un match da bevervi ragazzi, Ancora! One more time! Standing moonsault da parte di Reyfor. Antox Reyfor è davvero un lottatore che comunque ha delle grandi potenzialità, ma che molte volte non le sfrutta. In questo match mi sembra un po' troppo timido. E infatti al volo non ci credo! What a move! For Power Slam! Oh my god! Uno, due, e tre! No! Reyfor esegue il kick out in maniera strepitosa all'ultimo istante in zona Cesarini.
Però che rischio al volo l'ha preso, cioè pensate un po' che potenza può avere quest'uomo. E ancora, ragazzi, ma non c'è storia. Ma questo Lester Buckley non può essere neanche battuto da Vesa. L'abbiamo visto nella Co-Honor al Co-Slam Episode contro Morris, ma davvero non c'è storia anche quest'oggi. Attenzione, niente da fare, ha tentato il Mexican Stretch Buster. È ora di rimedio alla Rockstone, alla Rockstone. Lo va a prendere per la seconda e definitiva Strong Power Slam. Mamma mia che potenza muscolare di Lester Buckley. Sì, sarà un po' alla vista prima, questo forse anche maggiore, 1-2. Non ci credo. Ma come ha fatto Reyfor? Reyfor è l'uomo del mistero. Intanto di Antox Reyfor, che vuole un contropiede pazzesco, ma due front power se nessuno aveva resistito a le due migliori manovre di Lester Buckley, anzi la migliore manovra di Lester Buckley ripetuta per due volte. E ora vediamo se Lester Buckley utilizzerà la stessa manovra che utilizza Antox Reyfor in mezzo a Stretch Buster. Attenzione, oh non ci credo, ho fatto, non ci credo, no, big swing. Che cosa ha fatto? Ma non è possibile. Dice, è bello mio, il tempo del gioco è finito, ora è il mio tempo. Pekka Stretch Buster. Che botta, che botta, che botta, ragazzi. È finita. 1, 2 e 3. Antox ha resistito anche troppo. Alla fine con la Muscle Buster, con la, vedete un po' voi come chiamarla, trionfo. Guardate qua, subito all'inizio una Titanwell Power Slam, ma di quelle apocalittiche. E poi quella seconda, la seconda Strong Power Slam. Già la seconda Strong Power Slam, mamma mia che rischio. Lester Buckley trionfa, lo fa con merito. Reyfor oggi cari sconfitto, però devo dire grande prova resistenza. Vediamo se la metterà in atto anche questa domenica contro Bo Jackson, che invece ha battuto Mike Hammett, che quindi è nettamente più in forma del suo rivale. Sarebbe brutto vedere Antox Reyfor fuori dalla WWEF, però torniamo tra poco per l'Elimination Chamber, ragazzi. E si inizia con Ernemor and Court e il number 3, ragazzi. Subito Ernemor and Court, che inizia malissimo, nel senso in terza posizione, in prima posizione, scusate. Vediamo come andrà a finire questo incontro. Di fatto che mi sembra chiaro come Ernemor and Court oggi debba dare una dimostrazione strepitosa di sé, che iniziare magari adesso arriva un altro Numbers Brothers o Dodger o comunque l'altro in questo sia, si trova in svantaggio. Quindi Elimination Chamber è molto molto strana, potrebbero entrare i due Numbers Brothers e poi dopo potrebbero entrare Eddie Johnson e Ernemor, ma in quel caso per Court sarebbe la fine, no? Prima che entrino gli altri già sarebbe la fine. Attenzione, c'è il conteggio, sta per entrare il terzo. Attenzione, è Numbers Brothers il numero 2, se non sbaglio è il numero, no, o è Dodger, no, è il numero 2, è qui in coppia, qui dal corso come del 3, lo sta facendo anche in maniera buona, però adesso è un 2 contro 1, speriamo che la prossima botta entri uno tra Ernemor e David Johnson, o David Johnson, perché sennò
la vedo molto male perché è corta e qui viene sbattuto. Una violenza pazzesca. Vediamo chi sarà il primo a andare all'esterno. Ma forse non c'è neanche bisogno. Mossa di coppia, double gut buster. Per grande corte già vedo le stellette. Già vedo la fine. Gannett qui dovrebbe anche avere fortuna. Se dovesse entrare Ernemor, forse più Ernemor e David Johnson, visto che c'era più Ernemor con Inamus Brothers, sarebbe una bella sfida. E non invece entra David Johnson, comunque 2 contro 2. Entra il campione del mondo WWF, David Johnson. Questo sì. Ernemor dunque entrerà alla fine insieme a Dodger. Molto fortunato come al solito, Dodger. Attenzione, qui serie di colpi, David Johnson subito messo giù. Match dove tutto è possibile, questo davvero. Match eliminazione, ricordiamolo. L'ultimo sopravvissuti vincono. Ovviamente se dovessero perdere tutti e tre superstar di una squadra, l'altra squadra vince automaticamente. Attenzione. Qui intanto serie di colpi. Che colpo, ragazzi! Che colpo! Un pugno chiuso da parte del Norris Brothers. Vediamo adesso chi entra. O Dodger o Ernemor. Entra Dodger e qui si mette male per il bene del pubblico. Si mette molto molto male. È la prima volta che Dodger lotta con quel costume. Mamma mia, ragazzi, non ci voglio credere e non ci posso credere. Tre Numbers Brothers, mamma mia, come formiche. Addirittura saranno tra di loro. Si sono matti, però, ragazzi, se dovessero vincere oggi a Revenge per David Johnson, per il duo formato da Gunner Corter, Nemo, la vedremo molto male. Però che comunque, intanto, attenzione, Running Bulldog. Per corte la vedo molto male. Adesso ovviamente 2 contro 1, dai. Dodger viene presa in consegna. Tutto c'è. Eccolo qui Dodger, Panframo, va vuoto. Attenzione! Vedo io addirittura lo Sigue One! E c'è corte che vede tutto ed entra Nemo. Adesso sì che il pubblico può scatenarsi. Adesso sì che il pubblico può scatenarsi. Perché Nemo! Adesso sì che c'è il pareggio. Intanto qui, doppi diritti! E Padlu Backbreaker! Ovviamente non sarebbe una sconfitta 2 contro 2, quella sarà, potrebbe starci alla revenge. Ma attenzione! Sun Slam! Spinning Sun Slam! E Dan Cotta qui è nel mondo dei guai. Dan Cotta, no! Mexican Stretch Buster, Muscle Buster. Mentre attenzione, selezionamento 1, 2, si salva. Attenzione dall'altra parte, Dodge! Scusate, David Johnson va a salvare Dan Cotta. Che rischio però per Gannett. Ernemor deve fare la differenza adesso, uno come lui entrare per ultimo. L'ha fatta in quella di SummerSlam 2 settimane fa. Attenzione! Dall'altra parte non ci credo! La sua nuova finisher! Non ci credo! È la sua nuova finisher questa! 1, 2! E non c'è! Non c'è il 3, ma veramente per pochissimo! Che rischio, davvero un match bellissimo questo. Attenzione! Sand Slam, ragazzi! Che botta assurda! E qua penso veramente i Nevers Brothers possono perdere quest'oggi. Io vado con i Benemini perché li vedo più in forma. Attenzione al diritti di Ernemor! Tutto dipenderà secondo me dalla grande performance di Corta, che sta lottando molto molto bene. Ancora tanto qui contro i due, che rischio! Rischio davvero tanto. Attenzione, il Dodger si sta occupando di corte adesso. Attenzione, va a collidere con Ernemor per la prima volta. Guardate il Dodger scatenato come non mai sotto quella veste, sotto quella maschera, però sappiamo chi è lui, insomma, a differenza degli altri due che non sappiamo chi siano. Attenzione, attenzione a Corte, qui rischia di essere logo, niente da fare. Mentre i fan chiamano, dicono boring al pubblico, attenzione, c'è la fine, è la fine qui per le Numbers Brothers.
perché da una parte c'è la manovra finale di gara corta sul numero 2, se non erro. Attenzione allo schieramento, 1 2. Ah no, dai, non è possibile. Attenzione David Johnson, Beto Belli Slam. Ed ora sì che David Johnson può chiudere il match. Ora sì che David può chiudere con la montiglia. Ma ci ripensa. Attenzione, McBreaker, mentre qui Court ci potrebbe salutare, no? Attenzione, oh, testata, Ocean Chamber davvero combattuta fino alla fine. Roppa qui, 1 2. Ah, si salva DDT dall'altra parte di Gane Court, molto molto bene. Oh, che fa qui David Johnson intanto? David Johnson qui, un vertical suplex. David Johnson pronto a chiudere forse con la sua migliore manovra. Fa la montagna a botto qui, schieramento. Che confusione. Sai perché ti amo, no? Qui sembra dire qualcun altro, però io dico che confusione, perché questi sono nel senso ring, se ne stanno dando tanta ragione, ragazzi. Mamma mia, davvero un match combattutissimo, ripeto. Cala corta, poi non lo prega, David Johnson la sta parte, 1 2. Per il rotto della cuffia, per un ciuffo d'erba, davvero. Cane corta, David Johnson e Ernemor potevano già portarsi in vantaggio. Attenzione, attenzione, doppio del buster, mentre Backbreaker non modificato il Backbreaker di David Johnson. E attenzione, perché ora sì che c'è il super kick di Cane corta, ed ora sì che c'è la chiusura. 1 2. Arriva l'altro Hammett Brother, non ci credo. Mentre qui Ernemor ha bello bello in precedenza. Attenzione, di nuovo Dino Medio, e va con la sua nuova finisher. Ma non ci posso credere, non ci posso credere. Mentre qui, attenzione, il treno sollevamento su Ernemor, parla del tutto, montagna a botto, dall'altra parte, doppio schieramento, 1 2 e 3 3 3. Non ci voglio credere. Il numero chi è? È Dodger. Il numero 2 che forse se n'è andato, è stato eliminato. Attenzione all'altra parte, 1 2, no, il punto di ritorno, per devo chiudere, 1 2 e 3. No, si salva, ma adesso è un 3 contro 2. 1 2, non ci credo. Si salva ancora. Attenzione, montiglia bottom. David Johnson qui, David Johnson qui viene preso, ma parato del tutto, ecco, prega dall'altra parte. Attenzione, David, se lo inzaina, salva troppo. Strepitoso, strepitoso. Attenzione, schieramento, 1 2. E c'è il 3. Il match è bellissimo, il match è bellissimo. Attenzione dall'altra parte, 1 2. Si salva ancora, David Johnson è pronto, vuole la montiglia bottom, mentre l'altra parte canna è corta sull'altro numero, il numero 3 sta per rischiare, e il numero 3 fa a casa qui, montiglia bottom, è tutto a casa. Dopo schieramento però, no, Ernemor che fa qui? Qui Ernemor per sbaglio ha colpito anche l'altro e si salva. Attenzione, si dà powerbomb, non ci voglio credere, non ci voglio credere, no, le 3 powerbomb, le 3 powerbomb. Attenzione David, sei attento al tuo amico, 1 2, non ci credo, e questo era un quasi 3. E attenzione Mexican Stretch Buster, non ci credo. Damage Buster anche in 3 contro 2 non commettono paura, attenzione, 1 2, mamma mia. E questo era un 3 forse, no, non è un 3, non è un 3. Damage Buster hanno perso il momento propizio, l'attimo propizio, veramente hanno perso il momento più adeguato per vincere. Ed ora sì che Gane Corta e questi altri possono riuscire a vincere il confronto, perché davvero è la fine qua. Tengo io da una parte e poi Gane Corta all'altra con lo schieramento, c'è il doppio schieramento, no, dall'altra parte si salva il numero 1, ancora Dodger, mentre il numero 3 è fuori, rimane solo Dodger in mezzo a 3 maglie nemiche. Incredibile ragazzi, non ci voglio credere, rimane solo Dodger, ed è solo ed è finita stavolta. 1 2 e 3, i Numbers Brothers vengono
letteralmente distrutti a soli 3 giorni da WWF Revenge. E oggi grande performance di Garnet Corta, un Garnet Corta davvero in una condizione smagliante, e il pubblico per la prima volta tifa Garnet Corta. Questo trio ha dimostrato di essere più forte della Numbers Brothers in questa Emotion Chamber, ma ragazzi, vi ricordo una cosa, domenica prossima, o meglio questa domenica, a 3 giorni avremo il titolo WWF Impact in un ladder match tra David Johnson e l'ex campione Dodger, e dall'altra parte avremo un 2 contro 2 all'interno dell'Elimination Cell. Con queste immagini è veramente tutto, l'appuntamento è a WWF